autorizzazione, sospendere l'autorizzazione, aprire un tavolo, riaprire un tavolo di confronto su questa vicenda ormai da qualche mese, 6 mesi fa. Quella mozione adesso si è arricchita di altre firme, è una mozione sostenuta da tutto, da tutta l'opposizione in Consiglio regionale. Spero che si arricchisca anche di firme di forze politiche della maggioranza. Però quello che voglio dire è, io guardate, ho sentito molte ragioni che conoscevo per dire no alla discarica alla Chiarella. Sono ragioni che riguardano la salute della gente, che riguardano la qualità della vita delle persone, perché è una discarica che comunque avrà una forte percentuale di umido e quindi di materiale puzzolente, diciamola com'è. È una come l'infiltrazione nella falda acquifera. Io sono convinto, sono moltissime le ragioni. Ci sono ragioni che riguardano la salute dei cittadini, che riguardano la difesa dell'ambiente, che riguardano il valore dell'area attorno, Parco Sud, le diverse aree protette, le diverse oasi ambientali che ci sono lì attorno. C'è una questione di democrazia che io credo che sia fondamentale, perché la popolazione che più è coinvolta dalla presenza di questa discarica, cioè quella della Chiarella, non è di fatto stata rappresentata in questa discussione, perché nel momento in cui si è stretto e sulla valutazione di impatto ambientale, sull'autorizzazione, era rappresentata da un commissario. Quindi questo è un altro elemento. Molte delle cose che sono state dette qui non si sono potute far valere sul tavolo. Allora, le ragioni sono tante e sono forti, però bisogna anche sapere, e io questo lo voglio dire con grande chiarezza, che la strada per ottenere un risultato è molto in salita, perché possiamo raccontarci tutte le storie che si vuole, l'antitonante può raccontare tutte le storie che vuole, dopodiché la discarica è autorizzata. Se 20 giorni fa, un mese fa, 2 mesi fa A2A avesse deciso di iniziare i lavori, avrebbe potuto farlo. Quindi è una situazione in salita e noi, guardate, abbiamo 2 strumenti da mettere in campo per cambiare la situazione. Uno è lo strumento legale, quello che già i sindaci, il sindaco Acerbi, hanno già intrapreso, con il ricorso al TAR, la richiesta non ancora di sospensiva ma di un giudizio di merito che blocchi l'autorizzazione. L'altra è la strada politica, non amministrativa, politica. Vuol dire che questa mobilitazione delle associazioni, dei cittadini, delle forze politiche locali si deve tradurre in una pressione sul Consiglio regionale, per cui nel momento in cui porteremo in votazione la mozione che chiede di sospendere l'autorizzazione e aprire un tavolo per ridiscutere tutta la materia, quelle forze in Consiglio regionale votino esattamente come abbiamo fatto sul termovalorizzatore al Parco Sud, votino a favore della mozione, e è l'unica strada. E io credo che oggi tutto vada indirizzato lì. Lo dico senza polemiche, non ci serve una lettera della provincia di Milano per una questione che non riguarda la provincia di Milano. Ci serve che la provincia di Milano, chi governa la provincia di Milano, faccia sentire la propria voce rispetto alla maggioranza che governa la regione Lombardia, e lì si esprima un voto che proprio, e ognuno si assuma la propria responsabilità. Io credo che questa deve essere la battaglia. Decidiamo insieme al comitato quando portare la mozione in Consiglio regionale. Credo che sia utile che prima di portare in Consiglio regionale ci sia l'audizione domani, in cui tutti sentano le ragioni. Credo che sia utile, come abbiamo fatto
chiedere all'assessore di venire in commissione a dirci che cosa pensa lui della materia, dopodiché a quel punto andiamo in consiglio regionale e vediamo se la volontà espressa da più esponenti di tutte le forze politiche locali e provinciali si tradurrà in un voto che sarà la strada vera per bloccare questa discarica e riaprire la discussione. Volevo solo fare un appunto e una nota di contenuto. Allora, il comitato è apartitico, ok? Apartitico significa che non è legato a nessuno, noi siamo finalizzati alla causa. Prima ho ringraziato l'assessore Antidonante per la sua presenza qui e per il fatto che si sia interessato al problema. Devo però dire altrettanto, devo ringraziare altrettanto il dottor Mirabelli, in quanto in questo momento l'unico atto formale, l'unico in regione, una mozione, che è quindi un atto che impegna la giunta, è stato presentato dal dottor Mirabelli. Quindi in questo momento esiste una mozione del dottor Mirabelli che mira sostanzialmente, adesso non ricordo se a revocarlo o a sospendere la discarica. Questo per onore di cronaca e per dare tutte le informazioni di cui noi disponiamo. L'autorizzazione, non la discarica. Io, iscritti Ambrosio. Grazie. Volevo dire solo due parole a nome comunque dell'associazione che rappresento, che ha sede a Piede Emanuele virtualmente, ma in realtà accoglie anche persone che hanno buona volontà di preoccuparsi, che più che occuparsi delle questioni che riguardano l'ambiente. Vorrei dire solo un paio di cose che sono però abbastanza corpose. Sono state dette delle inesattezze, volute o non volute, riguardo a termine dei rifiuti o comunque della gestione dello smaltimento, perché anch'io prima di imparare qualcosa sui rifiuti ci hanno messo un bel po'. Ho cominciato a 11 anni pensando che la differenziata era portare i giornali alla Campana, non c'era inferiore in provincia di Salerno, e la plastica nel corridoio della plastica, e pensavo che smaltimento e riciclaggio, non dico fossero sinonimi, ma potevano compenetrarsi. Invece lo smaltimento è discarica, inceneritore, hanno parlato della discarica questa sera, mentre invece il recupero e il riciclaggio sono una cosa diversa. Quindi quando si parla di quantità smaltite, si parla di quantità sotterrate, interrate, bruciate, non si parla assolutamente di riciclaggio, il recupero e il riciclaggio è un'altra cosa. Avrei voluto chiedere al dottor Antidonante se mi sapeva dire, se lui aveva conoscenza del fatto che la provincia di Milano non è autosufficiente dal punto di vista del riciclaggio, 300.000 tonnellate annue, piano dei rifiuti approvato da Penati, poi la revisione 2008-2009 come diceva, dicono che 300.000 tonnellate di umido vengono esportate in Piemonte o in Veneto. Quindi, più che un inceneritore, ci sarebbe bisogno di un impianto di compostaggio, a detta di un profano. Poi, anche per la plastica non si è autosufficienti, bisogna esportarla fuori. Però siamo autosufficienti di gran lunga per quanto riguarda gli inceneritori. Abbiamo 280.000 tonnellate extra che vengono bruciate, vengono importate. Fare una discarica nel comune di Giussago con un comune di Cacchiarella aumenta la quantità di roba da smaltire, quindi non da riciclare, da recuperare. Se la quota di riciclato recupero aumenta, diminuisce la quota da bruciare e sotterrare, quindi a maggior ragione la discarica e l'inceneritore non servono se aumentiamo quella quota. Lui mi diceva aumenteranno di 450.000 unità, ha fatto l'esempio del SIGLA 2, è nato per esigenza di 500.000 di tonnellate, quindi parità dovrebbe esserci un raddoppio della popolazione di Milano, che è consumo uguale. Dice che si consumerà di più nei prossimi anni, io non ne sono così sicuro che si consumerà di più, perché i geopei dicono della riduzione di un punto percentuale anno, raggiungimento del 60% entro il 2012 riciclato, quindi 280.000 di surplus che abbiamo adesso più 450.000 extra, ci raddoppiamo, come facciamo a mitosi, non ci accoppiamo più, ci dividiamo, ce la dobbiamo. E c'è puzza di imbroglio, di guadagno, che è stato già detto. Io volevo dire che
un tema grosso come quello della gestione dei rifiuti non può essere imparato in un attimo, si diventa ambientalisti o ecologisti, perché quello si fa per fede. Per crederci c'è bisogno di tanto tempo. Io ho incominciato quando la mia città è stata sommersa dai rifiuti, nonostante io facessi la cosa differenziata come tante altre persone. Le campane non sono mai state date fuoco al mio paese. Però c'è da dire che nonostante la differenziata non si riusciva ad andare avanti, c'era un problema, c'era proprio uno sbaglio nella gestione, si pensava bene, lo ricicli, poi comunque c'è la discarica, poi un altro buco, un'altra discarica, non c'è lungimiranza. Qui hanno risolto il problema, perché la lungimiranza è che io brucio tutto. Tutto ciò che è stato bruciato 10 anni dopo è nel grasso animale, è nei corpi dei bambini, è nei tumori, nei 4.000 persone che ogni anno a Milano, solo a Milano, muoiono per complicazioni respiratorie legate all'inquinamento. Dati ufficiali, 4.000 persone l'anno. Allora, la discarica ha impatti devastanti, è stato detto, era sul sito dell'Ecoteco. L'inceneritore ha impatti devastanti, lo dice l'Associazione dei Medici Francesi contro i Tumori. Lo dicono 435 ricerche internazionali pubblicate sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono riportate anche su Repubblica. E quindi dico, a fronte di questo presunto aumento di popolazione e di rifiuti, a vista di questo aumento di differenziata imposto, ha visto che il comune di Somma Vesuviana, il comune dell'area vesuviana, in 2 anni, dal 2008, passato al 48%, 50% questo dicembre l'obiettivo, ricava, Somma Vesuviana, ricava 120.000 euro dal riciclaggio, 120.000 euro, Somma Vesuviana, vicino Terzigno. Se si riciclasse e non si bruciasse, perché per lo smaltimento si paga, per il riciclo il consorzio che ha un'azienda e conferisce, riceve, il fatto che uno paga un'azienda per poi questa azienda portare al riciclare è una mezza truffa, perché lui paga solamente il servizio del detto che io viene a prendere questo rifiuto che ha, questa plastica, questo imballaggio, ma in realtà i consorzi che raccolgono pagano. Chi si fa pagare per essere pagato, diciamo che non è molto onesto intellettualmente. Bisogna puntare su questo. La quota differenziata c'è imposto dalla legge, c'è imposto dal consenso, c'è imposto anche dal fatto che non possiamo pensare che una volta che io creo un prodotto finito come questo foglio di carta, come questa rivista, come il bicchiere di plastica, io poi lo vado a mettere nella discarica e creo una vecchiarella 2 fatta di bicchieri di plastica, di carta, ma non dice, ma tanto quella roba viene riciclata. E ora cosa ci mettono? Che ci mettono? Ci mettono le cose che non vengono riciclate, dove non c'è la quota differenziata, dove ci sono la quota differenziata è bassa, creano una vecchiarella 2 di materiali che io non potrò mai più riusare, e prima o poi questi materiali finiranno. E che mi verranno a dire? Che dove dobbiamo prendere questi materiali? No, andremo a fare le miniere al contrario, andremo a scavare nella chiarella 2 a cercare i materiali, le cose. È senza senso. Tutto qui, grazie. Io ho un ultimo intervento, poi chiudiamo sicuramente. Garavaglia. Grazie. Io sono un cittadino anche del Parco Sud, non di Lacchiarella. Lo farò un intervento brevissimo perché tardi, rivolgo al comitato dei cittadini e anche al sindaco, perché io ho visto stasera questa presentazione in cui sono rimasto anche io sconvolto su come questo procedimento abbia avuto un'approvazione del poco, diciamo così, alla leggera, passando all'atto di alcune leggi, con dei numeri sbagliati, cose che